L'undicesima giornata del campionato di promozione Girone inserisce di diritto la 2M nel gruppo delle grandi di questo torneo. Agli ordini del direttore di gara, il signor Francesco Piva della sezione di Bologna, scendono in campo al Tozzi di Mercato Saraceno 2M e Bellari e Egea Marina. Gli ospiti aprono le danze con il tiro di Paganelli, ma la palla finisce fuori dallo specchio della porta. La risposta dei locali è firmata in Ndiaye, dribbling stretto in area di rigore, traiettoria quasi perfetta, la palla finisce contro il palo. La gara cambia pelle all'undicesimo quando i locali, oggi in versione Palermo, si presentano in area con Giacobbi che viene atterrato dal Visi. Per Piva non ci sono dubbi e calcio di rigore. Sulla palla si presenta Riccardo Montesi che sfoggia un calcio preciso sotto la traversa che porta in vantaggio i suoi. 2M1, Bellaria 0. La squadra di Mister Rossi preme sull'acceleratore, Montesi per il compagno Alatieri, il tiro questa volta non è decisivo. Palla fuori di poco. Sempre solo 2M, cross di Sant'Antonio, Ndiaye impatta bene con il piattone ma centra le gambe del portiere Ramenghi che ringrazia. Sul finire della prima frazione di gioco, l'episodio che regala il pari agli ospiti, contatto dubbio in aria, i danni di Vitali per il direttore di gara e ancora rigore. Sul dischetto si presenta Facondini che non si lascia ipnotizzare, palla da una parte e portiere dall'altra, 2M1, Bellaria 1. La rete anticipa il doppio fischio che manda le squadre negli spogliatoi in perfetta parità. La seconda frazione di gioco inizia con una rete annullata a Montesi. Per la direzione di gara esiste una posizione sospetta di fuorigioco, l'illusione del vantaggio viene riportata a realtà. I biancazzurri assaporano il gusto dei tre punti e provano la sortita offensiva con Vitali che con il sinistro prova a centrare il bersaglio grosso. La deviazione di Marcello Montesi è provvidenziale. All'82esimo minuto la 2M si regala il paradiso. Giacobbi per Montesi, sfera in orizzontale che trova pronto la corrente Iabre che non può sbagliare. Il gol del numero 6 di casa vale 3 punti, una vittoria che lancia la squadra di Mister Andrea Rossi al quarto posto in classifica.